Il periodo natalizio è quello che contraddistingue l'arrivo dei film più importanti della stagione. Molte novità attendono gli spettatori di Cineland. E come d'altra parte tutti quanti gli anni, il Natale è sempre il momento più bello e più particolare per il cinema, perché le uscite dei film più importanti sono sicuramente in questo periodo. E infatti quest'anno abbiamo una serie infinita di film importanti, abbiamo una serie infinita di film italiani, che auguriamoci e che soprattutto il nostro prodotto ritorni ad avere quella percentuale importante che aveva qualche anno fa. Dal 34% che eravamo siamo usciti al 17%. Quest'anno l'avvento di, come ripeto, di film italiani, iniziando da Figaro e Picone, il primo Natale che esce il 12 di dicembre, poi proseguiamo con il film di Benigni che è Pinocchio, c'è questa interpretazione straordinaria di Benigni che fa la parte di Geppetto, e poi abbiamo il ritorno dopo 4 anni di Zalone con il film Totò. Questi sono i film italiani più importanti. E poi ci sarà il film di Houdbeck, La Dea Fortuna, e di conseguenza non perché sia un film minore rispetto agli altri, perché è un film sempre importante, perché è un regista importante e fa dei film importanti, ma è un film diverso da quello che potrebbe essere Toro d'Oro o Benigni. Poi abbiamo i prodotti americani, da Star Wars, straordinario, la trilogia finisce, questa trilogia di Star Wars, famosi film di Lucas, e poi c'è Last Christmas, c'è Jumanji, per i bambini c'è Frozen, continua la cosa straordinaria di Frozen, film che è uscito il 27 di novembre, che fa ancora dei numeri straordinari, tanto è vero che la Walt Disney ha deciso di far proseguire a noi esercenti questo film anche per Natale, perché il film è un cartone bellissimo che soltanto la Disney sa fare. E poi questo è un anno speciale per Cineland, quest'anno si compiono 20 anni di attività, avete in serbo delle sorprese mi sembra? Sì, qualche sorpresa ci sarà, non mi va, non voglio dire quale sarà la sorpresa, perché indubbiamente qualche cosa di importante faremo, anche se è un momento un pochino particolare per Cineland, perché avremmo dovuto farla il 15 di settembre, quando ha fatto il ventennale di questa benedetta struttura. Purtroppo abbiamo avuto la perdita del mio amico e socio Pino Merluzzi, e di conseguenza non ho ritenuto opportuno fare assolutamente niente, perché poi alla fine questa benedetta struttura è di tutti, perché la struttura è di Ostia, non è la nostra, perché il recupero di una fabbrica importante come quella, che sia stata trasformata a multiple sala cinematografica con delle attrezzature commerciali, con delle strategie del bullying, e la fabbrica soprattutto appartiene ad Ostia, perché la meccanica romana è di Ostia, non è la nostra. E di conseguenza, detto questo, io mi auguro fortemente che prosegua la nostra bellissima attività che è cinema e che si chiama cinema, perché il film non c'è niente da fare, va visto al cinema, perché ci sediamo, si smorzano le luci e diventiamo tutti quanti protagonisti. Ecco perché è bello il cinema. E il film va visto in sala e non a casa. Non è che faccio pubblicità alla sala di cinema, no, faccio pubblicità al cinema. E soprattutto il rispetto, perché tutta quanta la gente, quel mare di gente che ci lavora.